Welcome my friends, welcome! Anche questo mese, come il mese precedente, in cui abbiamo anche più libri del mese precedente, spezziamo l'unboxing. Quindi io qua ho la tornata del mese di aprile, dovrebbe essere, la dividerò anche questa, non so se in due o in tre parti, e anche questo mese ci sono libri molto interessanti, quindi direi di cominciare subito. Allora, il primo libro di questa tornata è del mitologico Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy, abbiamo già iniziato a parlare di Nancy sul canale, no? Con essere singolare e plurale. L'avete visto il video, no? Ecco, guardatelo se non l'avete fatto. Ha scritto questo gran libro che è L'intruso. E l'intruso è, che cos'è? È il frutto dell'operazione che ha subito Nancy, mi sembra che non ho ancora avuto modo di leggerlo bene, però mi sembra di ricordare che ha avuto un tappeto di cuore. E quindi lui descrive questa esperienza, e visto che Nancy è il filosofo del corpo, tra le altre cose, anzi direi soprattutto del corpo, mi interessa molto sapere come interpreta questa estraneità, questo pezzo di un'altra cosa che va a inserirsi nel suo corpo. Questo ha a che fare anche con la famosa questione olistica, se siamo un intero prima delle parti o delle parti prima dell'intero. È un libro cortissimo, della Cronopio, ed è un libro per me fantastico, interessante, perché basti guardare i paragrafi, il taglio nel senso, intervista a Jean-Luc Nancy, insomma, un libro bello, ecco, secondo me assolutamente va consultato, va letto. Poi un libro che volevo comprare da un bel po', che è questo del Saggiatore di Manzotti, forse l'avete letto voi già, La mente allargata, ok? Allora, Manzotti chi è? Manzotti, ve lo dico subito, è filosofo e ingegnere, Fulbright Scholar, MIT di Boston, ora insegna filosofia teoretica alla IULM di Milano. Tra le altre cose, lui lavora sull'esperienza, percezioni, neuroni, eccetera. Lui ha scritto questo libro in cui argomenta quello che già molti filosofi hanno detto prima di lui, basti pensare a Merleau-Ponty, che la coscienza non è un qualcosa che risiede solo in noi, solo nel soggetto, in modo separato da tutto il resto del mondo, ma la coscienza è un qualcosa che coinvolge il mondo stesso, no? Nella rappresentazione di sé, ma anche nella rappresentazione del mondo. Quindi un saggio veramente, secondo me, bello e interessante, perché parte dai dati scientifici a supporto di questa roba qua. E visto che questa è una tesi importante di tutta la filosofia contemporanea, mi sembra un libro importante. Io ho letto delle recensioni, ho visto qualcosa, e ne parlano tutti infatti in questo senso, di un libro importante da leggere e da studiare. Questo è un libro che mi metto a studiare a brevissimo, magari poi ve ne parlo sul canale, fatemi sapere se vi piacerebbe, a proposito, credo di sì. Poi Miguel Benazayang, ho preso due libri, uno Funzionare o Esistere, perché mi interessa ovviamente la contrapposizione tra il funzionamento e il corpo come macchina, che è stato ripreso anche come metafora da il filosofo antropologi, ecco, diciamo così, e ovviamente l'esistere, l'esistenza. Mi interessa anche per ciò a cui sto lavorando, infatti questo è uno dei testi che andrò a consultare nel brevissimo giro. E poi L'epoca delle passioni tristi, che è un grande classico di Benazayang, che io non ho però mai affrontato. E in generale io di Benazayang ho letto solamente questo, L'elogio del conflitto, l'ho letto ovviamente per Filosofia della Zanzara, è un bel libro, lo sto rileggendo per un altro libro a cui sto lavorando ora, oltre a questo sulla cura, che come sapete mi occupa da un po', quindi volevo recuperare. Questi, come sapete, io ho delle lacune, come penso ne abbiamo tutti, rientrano tra le mie lacune. Poi John Dewey, Esperienza e Natura, parliamo della Murzia come casa editrice, nelle sue orripilanti copertine verde-marroni, veramente orripilanti, una roba incredibile, però Dewey, che è un grandissimo filosofo, va a riflettere in questo libro specificatamente nel rapporto con la natura. Ed è un libro importante perché è un libro che si inserisce a metà strada tra le riflessioni della fenomenologia sul corpo e le riflessioni dell'antropologia filosofica sulla natura. Ed ecco perché l'ho voluto comprare. È un libro che non studierò nell'immediato, un libro che avrà bisogno di un po' di tempo perché sono immerso in altro attualmente. Poi di Valdo Gamberutti, La Zanzara, tutto il resto è radio.
Allora, questo è un libro che è uscito per Baldini e Castoldi, Cruciani ne ha parlato molto anche in trasmissione, Gamberutti verrà a presentarla ad Arezzo sul mio invito il 10 giugno ed è un libro che devo ancora leggere, un libro che si fa leggere molto bene, diciamo, ho già visto di cosa si parla, ci sono le interviste a Cruciani e Parenzo e analizza la trasmissione La Zanzara da un punto di vista mediale, chiamiamolo così, radiofonico, prettamente radiofonico, quindi dal punto di vista di uno che fa l'autore televisivo, Gamberutti, autore televisivo, e che dei mezzi che utilizza ne sa qualcosa. È un libro interessante, quindi per chi è fan della Zanzara può essere interessante averlo in casa. Poi di Arnold Gelen, L'uomo nell'età della tecnica, a cura di Maria Teresa Panzera, dell'Armando Editore. L'Armando è una casa editrice molto strana che fa questi libri particolari, no? Però molto bellini secondo me, perché già lo colpisce sempre. Gelen chi è? Gelen è il fondatore, uno dei fondatori dell'antropologia filosofica insieme a Plesner e a Max Scheler. Io di Plesner ho studiato qualcosa, soprattutto i gradi dell'organico e l'uomo. Volevo affrontare anche Scheler, di cui ho studiato solamente Pudore, Sentimento del Pudore. Scheler ha scritto due libri importanti per l'antropologia filosofica, L'uomo al centro del cosmo e Formare l'uomo, no, La posizione dell'uomo nel cosmo, mi sembra, e Formare l'uomo, che non ho ancora studiato. Volevo farlo, ma poi c'è stato un cambio di piani nelle mie letture che servono per la bibliografia del libro. Però Gelen è un autore sicuramente importante. A questo libro, L'uomo nell'era della tecnica, non c'è bisogno che vi dica di cosa parli, si lega questo, L'uomo, questo è un grande classico della filosofia che rientra tra le mie lacune, la sua natura e il suo posto nel mondo. A cura di Valori Rasini, che è uno dei più importanti esperti specialisti sull'argomento, però è un libro in cui, come fa tutta l'antropologia filosofica, si va a riflettere sul rapporto, sulle differenze, sulle comunanze tra l'uomo e le altre specie. Questa è la parte che più mi interessa dell'antropologia filosofica e che è più importante ovviamente anche a livello filosofico. Poi c'è un altro libro sempre di antropologia filosofica, però di un filosofo che non nasce come antropologo filosofico, che è Cassirè, grandissimo filosofo neocantiano di Amburgo, che ha scritto una grande opera che poi vi farò vedere, che ho acquistato e che dovrò affrontare in modo specifico per un altro libro a cui lavorerò, non ora, quindi si parla di un po' di tempo, il saggio sull'uomo e introduzione a una filosofia della cultura. Nella riflessione di Cassirè è sempre presente la riflessione, diciamo l'enunciare la relazione tra la natura e la cultura, e quindi questo lo rende anche lui un autore importante per l'antropologia filosofica. Poi abbiamo un altro autore a cui tengo molto, che è Giorgio Cosmacini. Scusate, sto guardando la lista dei libri perché mi sembra che ve ne ho saltato uno. Sì, ve ne ho saltato uno, ma nel prossimo unboxing a questo punto. Giorgio Cosmacini, che è Il medico della mutua, storia di un'istituzione e di un mestiere. Di Cosmacini poi vi parlerò anche di un altro libro che ho acquistato, mi sembra che vi ho già fatto vedere La storia del medico, che ho già letto e studiato, libro bellissimo. Il medico della mutua, insieme a La storia della medicina, della sanità nell'Italia contemporanea, e insieme a, come si chiama l'altro libro di Cosmacini che ho studiato proprio l'altro ieri, La scomparsa del dottore, sono tre libri che secondo me danno un quadro abbastanza completo di quella che è stata l'evoluzione della figura del medico, almeno in Italia, negli ultimi 100 anni. Qui si spiega cosa sono le mutue, come è cambiato il medico della mutua, come ha fatto a diventare quella figura prettamente burocratica che poi ha preceduto la creazione del sistema sanitario nazionale. Io di questi temi ne ho parlato, ne ho sentito parlare a un convegno che si è tenuto a Novi Ligure, in cui abbiamo affrontato con la consulta di bioetica proprio l'evoluzione e le criticità del sistema sanitario nazionale. Si è parlato anche di mute, tutte queste faccende qua, che sono cose importanti per me da sapere a livello storico. E poi Dulcis in fundo, un autore che io adoro, ve lo dico subito, che non conoscevo, che ho iniziato a leggere, che è lui, Alberto Arbasino è uno dei più grandi scrittori del Novecento italiano. È uno scrittore che si ispira a Gadda, a Carlo Emilio Gadda, uno scrittore, ve lo dico subito, è difficilissimo da leggere.
Io questa cosa non l'avevo realizzata quando l'ho comprato, perché pensavo di trovarmi davanti uno scrittore che scrivesse più sulla scia della Beat Generation americana. La Beat Generation a volte non ti fa capire nulla, poi vi parlerò anche di quella, però ecco, si fa leggere, diciamo così. Questo davvero io, ragazzi, ho avuto difficoltà. Questo è un suo saggio, diciamo così, chiamiamolo così, incluso nella saggistica dal Basino, Paesaggi italiani con zombie, dal nome meraviglioso, è un suo saggio di cui sicuramente vi parlerò sul canale, sicuramente, che però è scritto in una maniera complicatissima. Basino è un autore che allontana, è un autore a cui non frega nulla di accattivarsi il lettore, e a me, indovinate un po', questa cosa piace da matti. Piace da matti perché contiene questo saggio delle riflessioni controcorrente sull'Italia, sugli italiani, sui costumi e le usanze degli italiani di fine Novecento, che sono, guardate un po', quelle di ora, che io adoro. È un modo di scrivere che non so per quale motivo è quasi ipnotico. Ti conquista, da quanto è ostico, da quanto è difficile. Quindi questo è sicuramente un libro che vi consiglio. Io ho letto un centinaio di pagine circa e vi continuerò a parlare di Arbasino e di altri scrittori della generazione, ecco, delle avanguardie o post-avanguardista italiana. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questa tornata dei libri. Come sempre, mi piace, commento, iscrivete alla newsletter, richiedo un abbonamento, lo so, di 1 euro al mese, però sto cercando di rendere interessante per voi queste newsletter, e mi fate sapere, ecco, se l'avete letti questi libri, cosa ne pensate. Ci vediamo alla prossima, ciao!